Allora, innanzitutto ti ringrazio dell'intervista, Tobia, molto gentile. Allora, Tobia è famoso per essere un attivista nel gruppo, diciamo, notabile, nella Valle di Susa, da quello che ho capito. Famoso è un po' esagerato, diciamo, sono uno degli arrestati del 26 gennaio dell'inchiesta sul procuratore Giancarlo Caselli. Ci può parlare, diciamo, di questo fatto? Cosa è successo in questo episodio? C'è stato... Ah, se non vuoi parlare di qualcosa o altro, no. Dimmi. Niente, c'è stato... Scusate, se potete parlare un po' a bassa voce. Cazzo, vai. Niente, c'è stato un... Come sapete, il 27 giugno del 2011 c'era un presidio notar proprio nella zona in cui avrebbe dovuto iniziare lo scavo del tunnel geognostico, che era il tunnel precedente alla costruzione poi del megatunnel che congiungerà, secondo i progetti, l'Italia alla Francia, da cui dovrebbe passare il TAV. E il movimento già aveva acquistato diversi terreni in zona, c'era stata una campagna "acquistiamo i terreni del TAV", e quindi ognuno comprava un metro quadrato o due di terreno, c'erano dei notai che lavoravano gratis, quindi, perché il lavoro grosso di questo tipo di operazioni sono proprio le spese notarili, per poter acquistare questi terreni e quindi obbligare poi la controparte, quando ci sarebbero state le requisizioni, ad avere a che fare non con pochi soggetti ma con diversi soggetti, perché avrebbe dovuto chiamarli uno per uno per acquisire i terreni. Oltre a questo si era fatto un presidio proprio nella zona che si sapeva si sarebbe insediato questo cantiere, e questo presidio si era, tra l'altro, assolutamente legale, perché il terreno su cui sorgeva il presidio era stato regolarmente affittato alla comunità montana della Bassa Valsusa. E questo presidio è stato attaccato illegalmente, che si chiamava, era stato autonominato Libera Repubblica della Maddalena, la Maddalena era la zona in cui si trovava, ed è stato attaccato illegalmente dalle forze di polizia all'alba del 27 giugno. Illegalmente perché praticamente questo cantiere si è insediato su un'area. Si era insediato su un'area in cui i terreni non erano stati ancora legalmente espropriati, e quindi è stata un'occupazione preventiva rispetto all'iter legale, che presuppone che prima il terreno venga convocato ai proprietari, il terreno venga espropriato per pubblica utilità e poi c'è l'insediamento della ditta costruttrice. Invece, superando questo iter, è stato prima occupato militarmente e poi sono state fatte, qualche mese fa, vengono fatte le requisizioni. Quindi il movimento aveva deciso in quell'occasione di fare una resistenza passiva che è stata fatta per buona parte della mattinata, quando un migliaio circa di persone si trovava all'interno dell'area barricata in modo rudimentale per impedire l'accesso della polizia e dei mezzi del cantiere, e si è rimasti lì a guardarli senza fare nessuna reazione, quando l'idea era quella di farsi spostare di peso, praticamente, come le tecniche della non violenza insegnano. In realtà la polizia non ha usato quel procedimento, ma ha gasato completamente le persone che si trovavano all'interno, usando il gas CS, che è un gas proibito dalle convenzioni internazionali per usi bellici, un gas altamente tossico che era stato usato in larga misura a Genova nel 2001 durante il G8 e causando vari danni ai manifestanti, anche ai poliziotti e anche agli abitanti di Genova.
bisogna dire che in quella zona, è un'area molto più ristretta di quella che poteva essere Genova, è stato usato in una quantità molto, molto elevata e molto, molto più di quello che è stato usato a Genova. Quindi è stato certificata questa è stato usato in maniera veramente micidiale, tanto che certi momenti non ne avevano più, dovevano farselo arrivare dall'autostrada. E questo tipo di attacco ha generato una reazione anche alla fine, proprio quando la polizia è entrata nell'area presidiata, qualcuno ha reagito, è stata lanciata qualche sasso, c'è stata questa reazione. Dopodiché chiaramente la polizia ha preso possesso dell'area, il movimento si è ritirato ed è stata indetta una manifestazione nazionale per il sabato successivo, quindi siamo nel 3 luglio 2011, e questa è stata la più grande manifestazione che c'è stata in Val di Susa da quando è nato il movimento Rotav, una manifestazione stimata intorno alle 70.000 persone, e questa manifestazione si è sviluppata come si sviluppano praticamente le manifestazioni grosse tipo il G8, tipo... Lei in questa manifestazione non c'era perché stava già agli arresti mondo? No, io sono stato arrestato quest'anno. Io c'ero in quella manifestazione e praticamente ci sono stati un gruppo di il grosso dei manifestanti che ha sfilato pacificamente, che quindi erano famiglie, donne, bambini, eccetera. E poi ci sono stati invece una manifestazione più ristretta che veniva da una parte opposta, di cui una parte è arrivata alle reti del cantiere e ha cercato di, perché lo scopo di quelli dell'ala diciamo più dura era quello di buttare giù le reti che erano state messe in quella settimana in cui avevano preso possesso del cantiere. C'erano ancora, adesso è molto più fortificato il cantiere, come si può vedere anche dalle immagini che girano in rete. All'epoca invece aveva solo dei recinti di rete con del pane. E quindi una parte è partita dal Giardino, una parte è salita dai sentieri di montagna ed è arrivata nella zona dove c'era il cantiere, e una parte invece alla fine della manifestazione della manifestazione grande si è riversata sull'accesso principale che era l'ingresso principale, che era la sede della centrale elettrica Veneto Vecchio Monte, che era anche quella recintata, eccetera, per cercare di abbattere le recinzioni. In entrambi i casi la polizia ha fatto, anche lì in tutte le situazioni di attacco alle reti, la polizia ha fatto un uso sconsiderato e violento di lacrimogeni, e questo ha determinato chiaramente la reazione e il lancio di sassi che... Quindi sono stati gli atteggiamenti diciamo delle forze dell'ordine che hanno scaturito diciamo queste reazioni, diciamo. Sì, chiaro, lo scopo era tagliare le reti. Certo. Veramente l'interesse delle forze dell'ordine era impedire questo taglio delle reti, anche se era un taglio simbolico, perché in realtà poi le avrebbero rimesse, non era era un problema di immagine che non si poteva permettere allo Stato di eccedere da una presa di possesso. E questo ha determinato una reazione. Chiedo scusa se ti interrompo. Prima di prendere possesso di questi terreni che ancora non erano confiscati lo Stato, sono state fatte delle riunioni, dei convegni attraverso con i cittadini per informare il territorio di quello che stava avvenendo, oppure è stato tutto da un giorno all'altro in un certo senso? I cittadini sono, in Val Susa anche gli amministratori locali non hanno nessun tipo di informazione, perché c'era stato prima col governo Prodi, c'era stato un osservatorio tecnico, quello
presieduto dall'architetto Virano, che era un osservatorio che avrebbe dovuto, secondo le intenzioni degli amministratori valsusini, valutare la credibilità dell'opera, quindi valutare se tutti i fattori, se era possibile fare quest'opera, nel senso se era conveniente farla, se aveva una qualche utilità. E quindi era compresa anche l'ipotesi che da queste risultanze poteva venire fuori anche, chiaramente non aveva potere decisionale, il potere decisionale lo aspettava il governo, era un tavolo consultivo. Poi chiaramente quando il governo ha forzato la mano e ha cercato di imporre invece una linea di l'opera si fa in ogni caso e il tavolo serve solo per modificare alcuni aspetti, allora la maggior parte degli amministratori valtusini sono usciti da questo tavolo concertativo. Ma questo è stato fatto dopo della presa del possesso oppure prima? No, prima. Oh. Quindi da quel momento in poi non c'è stata nessuna comunicazione. Poi per mezzo delle leggi del governo è stato modificato praticamente il cantiere, è diventato area di strategica di interesse nazionale. E quindi, area militare in pratica? Sì, dove... anche se non militare, di interesse nazionale, equiparato alle aree militari. E quindi a quel punto le decisioni non aspettavano al prefetto, il prefetto decideva autonomamente come operare in questo tipo, quindi la recinzione sono state ordinanze prefettizie e ai sindaci sono state comunicate quando sono avvenute, nel momento stesso in cui erano avvenute, avvenivano, non sono mai state comunicate precedentemente, in ogni caso erano state comunicate come decisioni prese e non come dialogo, come mediazione. Quindi domani mattina veniamo lì e vi cacciamo tutti, stanotte, non so i tempi precisi, sì, quando è stato comunicato. Perdonami, quando sei stato arrestato, i campi d'accusa, diciamo, le forze dell'ordine, dove ti hanno preso e cosa stavi facendo tu? Sono stato preso 7 mesi dopo, io e altre 25 persone, eravamo 46, c'erano 25 arresti, 25 con me, e 15 obblighi di dimora, quindi che non si potevano spostare dal comune di residenza, e per una cittadina francese c'era un divieto di entrare nella provincia di Torino. Questa operazione è scattata 7 mesi dopo dai fatti e si è basata sulle risultanze delle riprese effettuate dalla polizia durante quelle 2 giornate e quindi con riconoscimenti effettuati dalla polizia. I capi d'accusa sono resistenza e lesioni e danneggiamenti nei confronti delle recinzioni. Ho capito. E cos'è successo, diciamo, in carcere? Perché io ho visto che c'è stato, cioè ho letto qualche articolo, che c'è stato uno sciopero della fame, si parla di libertà negata, cioè qualcosa... Niente, noi siamo stati arrestati appunto il 25 e poi siamo finiti alle Vallette di Torino, che proprio nei periodi del maggior freddo erano giorni in cui la temperatura era sotto zero, c'erano grandi nevicate, quindi tutti i cortili erano invasi dalla neve e quindi per disposizione ministeriale i detenuti hanno diritto di 2 ore d'aria al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, e l'aria, quando venivi aperto l'aria praticamente dovevi andare in cortili in cui era impraticabili perché c'erano cumuli di neve, non era stata spalata, c'era una temperatura sotto zero, e quindi noi ci siamo rifiutati di andare all'aria e loro pretendevano di tenerci chiusi in cella 24 ore, ci siamo rifiutati di entrare in cella e questo è avvenuto per 2 o 3 volte. Chiaramente la protesta è partita da noi, avevamo l'appoggio degli altri detenuti, ma nessuno, praticamente forse uno che però poi si è ritirato, si è schierato con noi, anche perché in carcere ci sono tutta una serie di benefici derivanti dalla buona condotta che un cattivo rapporto ti può far cadere, tipo
permessi di libera uscita, permessi di studio, cose del genere, e quindi c'è molta paura a fare proteste collettive, a poter perdere questo tipo di cose. Noi chiaramente eravamo in carcere preventivo, quindi non dovevamo scontare condanne e potevamo anche fregarci di questo tipo di problemi. E dopo tre di questo tipo di proteste, hanno, anche perché appunto la cosa cominciava a girare all'interno del carcere, detto, è un carcere progettato per 800 detenuti, attualmente ce ne sono 1600, c'è un raffollamento pazzesco, i servizi sono pessimi, il mangiare è abbastanza orrendo, la spesa viene ritardata con la scusa, azioni, carte igieniche, insomma era una situazione veramente pesantissima, e quindi c'è un malcontento generale. E in seguito a queste proteste siamo stati trasferiti, uno per ognuno in sei o di noi quanti eravamo, ognuno in un carcere diverso e tenuti in isolamento. Io ci sono rimasto poi solo 5 giorni perché il tribunale del riesame mi ha concesso gli arresti domiciliari e quindi sono uscito dopo 5 giorni, altri invece sono stati in isolamento 15-20 giorni. Tu hai parlato, cioè, su qualche articolo, cioè, ci sono delle tue dichiarazioni per quanto riguarda il divieto da parte del, adesso non so di chi era, comunque che tu non potevi parlare con persone fuori i tuoi familiari. Sì, qualcosa... poi sono stato io e altri detenuti notà, siamo stati liberati al tribunale del riesame. Il tribunale del riesame è un, perché praticamente tu vieni arrestato su denuncia della procura, sì. Carlo Caselli, per capirci. Questa viene esaminata da un giudice istruttore, il giudice per le indagini preliminari, che firma l'ordine di arresto. Poi tu hai diritto a un appello a un altro giudice, che è il giudice del tribunale del riesame. Questo vede caso per caso e decide se dare una misura diversa da quella del carcere. E quindi per alcuni di noi sono stati concessi dopo 20 giorni appunto gli arresti domiciliari, però nel nostro caso sono stati posti il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo ad esclusione dei familiari coabitanti. E questo è un divieto che è assurdo, non aveva ragione d'essere, perché noi non avevamo reati associativi, quindi i nostri reati erano dovuti a comportamenti individuali. Non avevamo possibilità di inquinare le prove, perché le prove nei nostri confronti erano dovute a riprese effettuate dalla polizia. Non avevamo possibilità di reiterare il reato, perché che sono le tre cause per cui vengono poste le misure cautelari prima del processo, perché essendo ai domiciliari non eravamo in una condizione di libertà. E quindi questo era solo un provvedimento vessatorio per impedirci di comunicare con il resto dei compagni, con altre persone. E in seguito a questa cosa io ho fatto un'istanza perché venisse revocato questo divieto e mi è stata rifiutata dopo un mese circa che ero ai domiciliari con questo divieto. E allora ho deciso di fare lo sciopero della fame contro questo divieto, che è uno sciopero che ho portato avanti per 13 giorni fino a quando poi mi è stato revocato questo divieto, allora l'ho smesso. Quindi tu stavi agli arresti domiciliari a casa, però non potevi parlare con nessun esterno? Non potevo né parlare, né poteva venirmi a trovare nessuno, non potevo telefonare né a mia madre e mia sorella che non vivevano con me, né a mio padre, non potevo scrivere mail, non potevo pubblicare articoli sui giornali, non potevo fare niente. Infatti io volevo mandare una lettera alla manifestazione del 25 febbraio, quella che è stata fatta in valle dopo i nostri arresti, e gli avvocati mi hanno detto che se avessi mandato questa lettera potevo essere di nuovo riportato in carcere per infrazione ai divieti posti dal giudice. Senti una cosa, questi atteggiamenti, a prescindere dal fatto che possono essere come si può dire, giustificati o meno da un punto di vista personale, però non pensa che è importante dare un certo tipo di immagine alla popolazione, comunque sia creare un certo tipo di informazione nella popolazione
atta a far capire che cosa sta succedendo nel territorio, giusto per farti capire questo. Quando mio padre vede la televisione, la classica cosa, che è proprio quello che fanno anche in un certo senso anche i media, dicono: guarda questi, tra virgolette, stronzi che vanno a rompere tutto altro. E invece sarebbe molto interessante che voi, tra virgolette, in un certo senso, perdonami, finisco, curiate in un certo senso la vostra immagine per far capire che quello che fanno vedere magari potrebbe essere diverso. Adesso non so se il movimento ti cura molto le immagini, ci sono diversi siti di movimento in cui vengono riportate le notizie, riportati i fatti. Chiaramente la grande informazione è in mano a chi ha le leve del potere, quindi è chiaro che giornali e televisioni seguono un certo percorso, un certo. Adesso non so se ci sono anche qua, a Torino ci sono, li pagheranno i contribuenti con i soldi del rimborso elettorale, ci sono grossi manifesti del PD enormi che campeggiano in tutta Torino con un'immagine di manifestanti davanti alle reti del cantiere dove c'è un operaio che lavora con scritto: c'è chi tira pietre, chi devasta il paese, noi stiamo con chi lavora, e filmato PD. Questa è propaganda di regime e chiaramente noi cerchiamo di contrastarla, però i mezzi che abbiamo noi non sono i mezzi della grande informazione, come qualsiasi movimento di opposizione che non riesce mai a raggiungere il grosso pubblico, se no chiaramente chi vuole essere informato, specialmente oggi che c'è la rete, può essere informato su tutto. Chi non vuole essere informato e si accontenta dei telegiornali deve per forza è costretto a passare all'informazione di regime. Su quello che dice lei adesso in questo momento io sono pienamente d'accordo, sta di fatto però che io adesso gliela faccio proprio palese, l'80% della popolazione o è abituata o è assuefatta, diciamo, va in una certa direzione per un certo tipo di informazione. Io le faccio proprio un piccolo esempio con il mio paese. Un ragazzo che se voleva candidare sindaco, aiutato magari dai suoi amici, hanno chiamato un giornalista che gli ha fatto non ricordo adesso il nome, comunque la persona che gli ha curato l'informazione e decideva cosa fare o no. Se uno ne è in 70.000, voi capite che una persona del genere la potete anche strapagare per in un certo senso. Capisco che non è nello stile, diciamo. Non è nello spirito questo tipo, certo, di cose, perché un politico che cura l'immagine deve appunto contare anche balle se serve per l'immagine. Noi siamo un movimento in cui ci sono tante anime, tante cose, abbiamo un obiettivo comune, quello, certo, di contrastare questo progetto nefasto del TAV, e chiaramente diciamo quello che pensiamo e lo diciamo con i nostri mezzi, con le nostre parole. Non abbiamo bisogno di curare l'immagine. Chiaramente tutto quello che dice l'informazione è falso, non esiste un movimento, non esistono i buoni e i cattivi, esiste un movimento popolare in cui ci sia una grande massa di persone che è contraria al TAV e si muove con le proprie mezzi, le proprie possibilità, facendo appunto manifestazioni grosse, facendo presidi, facendo tutto quello che si può fare per manifestare il proprio dissenso, ed esiste una parte più attiva, più giovane, più anche disposta a mettersi in gioco, che magari fa azioni un po' più decise, che sono proprio quelle. Poi in realtà loro dicono che si va a attaccare l'attacco militare alla polizia, in realtà non esiste, l'obiettivo non è mai attaccare la polizia, l'obiettivo è tagliare le reti e l'obiettivo è rendere la vita dura al cantiere, far capire che questo cantiere non può lavorare, un cantiere che però previsti 10 anni, che però saranno 20 perché tutte le grandi opere non rispettano mai i tempi progettati, non potrà lavorare 20 anni con questo disturbo continuo, con questa opposizione continua della gente, e quindi se ne devono andare. Perdonami, come si organizza questo grande gruppo? Perché alla manifestazione ne eravate 70.000.
chi lavora, tra virgolette, in un certo senso, chi organizza, sotto magari ne sono di meno, ma come organizzate, come decidete le azioni? Come... Il movimento si muove su due fronti, cioè nel senso c'è la parte istituzionale, che sono i sindaci e gli amministratori locali, che hanno i loro luoghi d'azione, i loro codici e seguono le loro strategie. Chiedo scusa, voi li controllate, collaborate con loro? No, quindi loro... controllare no, agiscono autonomamente, nel senso che sono come si dice, amministratori locali che si muovono in ambito istituzionale, quindi hanno avvocati, hanno tecnici, vanno nei luoghi deputati, hanno incontri con la regione, col governo, eccetera, quando li ascoltano, perché a volte non li ascoltano. Certo. Non li ascoltano. Poi esiste invece, esistono i comitati che hanno una rete di collegamento dei comitati, quindi tutte le iniziative, i comitati fanno iniziative locali proprie e invitano gli altri ad aderire, tutte le iniziative invece comuni vengono decise dall'assemblea dei comitati, in cui i rappresentanti o delle comunità, ogni rappresentante per il paese, diciamo, si raduna di comunità, del comitato, sì. I rappresentanti si vanno all'assemblea dei comitati e lì vengono decise, vengono proposte le iniziative che porta un comitato all'iniziativa agli altri e si mette in piedi, viene studiata, vengono decise le modalità. Poi questo viene ratificato all'assemblea popolare, si fa un'assemblea popolare in valle, in un posto normalmente a Bussolena, adesso si fanno a Piemonte e in altri posti, in cui si invita tutta la cittadinanza e qui avviene l'incontro tra i sindaci e i comitati, praticamente i comitati vanno all'assemblea e dicono le loro proposte, i sindaci vanno all'assemblea e dicono se non so, decidono di fare un'organizzazione nazionale e i sindaci dicono se aderiranno a quelle manifestazioni, allora si va insieme. Cioè funziona in questo modo, l'assemblea decide, quindi non c'è un gruppo dirigente, praticamente è tutto, anche quelli che vengono reputati leader, in realtà è perché sono persone che sanno parlare meglio e quindi fanno da portavoce, che parlano con i giornalisti, parlano. Però anche loro quando in sede decisionale molte volte vengono messi in minoranza e passano altre, cioè è un movimento che non ha capi, è un movimento in cui tutti possono partecipare. Chiedo scusa, lei ha detto che in questo movimento, diciamo, ci sono due filoni principali che operano parallelamente, cioè nessuno disturba l'altro, uno è quello istituzionale e l'altro, perché non c'è in un certo senso è sbagliato dire controllo perché pare che c'è sfiducia l'uno nell'altro, ma perché non c'è un'interazione fra di loro? Perché sarebbe molto interessante. No, mi deve perdonare, scusi un attimo, le dicevo, io per esempio potrei essere il sindaco del suo paese, ad esempio, io mi metto d'accordo con... È un'ipotesi sciocca e stupida senza fondamento, va bene? Però io mi potrei anche mettere d'accordo con la DAB e dico guarda, io ho chiamato tutti gli avvocati, ho fatto tutte queste carte che serviva magari per bloccarla, ma l'ho presentata magari il giorno dopo, quando non serviva più a niente, capito? Invece sarebbe molto interessante che le persone possano collaborare tra di loro. Forse non mi sono spiegato bene. Mi perdoni. Esiste un'interazione fra comitati e istituzioni, nel senso che però ognuno procede autonomamente nel proprio ambito, nel senso che il comitato non va a dire al sindaco del paese tu devi fare questo, il sindaco non va a dire al comitato dovete fare questa iniziativa, cioè ognuno si muove nel proprio ambito, poi quando ci sono i momenti assembleari ognuno rendi conto del proprio, poi è chiaro che c'è la pubblicazione di tutti i documenti che ogni comune pubblica, cioè che fa, non c'è una pubblicazione ci sono miriadi di documenti che sono usciti in questi anni, che si possono trovare nei siti, ci sono anche documenti fatti da tecnici, perché poi la comunità montana ha nominato diversi tecnici, professori del Politecnico, non è che è solo la nostra, una posizione fondata su dati reali che non vengono mai messi in discussione, certo. Nel senso nessuno, non c'è mai stato un confronto scientifico come si dice sui dati, sulle cose, c'è sempre stato un confronto politico del più forte che dice sa da fare e tu
Sì. Lei ha parlato prima di sindaci che poi hanno voltato, diciamo, le spalle. C'è stato, che cosa c'è stato? Diciamo, Antonio Ferrentino, che era un sindaco notabile dagli inizi del movimento ed era considerato appunto il leader del movimento della Valle di Susa, che a un certo punto, quando, entrando nell'osservatorio Virano, quello messo in piedi dal governo Prodi per guardare la popolazione, ha assunto una posizione possibilista sul, quindi si è staccato dal, perché il movimento notav ha sempre detto non esistono mediazioni, non esiste un mezzo tav, il tav non si fa e basta, cioè per l'opzione zero, per capirci, e quindi invece lui ha assunto una certa posizione di vista, probabilmente per interessi politici personali, quindi è stato immediatamente esautorato sia dai suoi concittadini e sia dal movimento. Infatti adesso ogni tanto parla, lancia qualche proclama, qualche appello, ma nessuno gli dà retta perché è considerato, a giusta ragione, un traditore. C'è qualcun altro oltre lui? Ma non è la sua responsabilità, certo. ne ha pagato le conseguenze, però non è che c'è stato un controllo sulla situazione. Sì, 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 no, ci mancherebbe. Ci sono stati altri sindaci che hanno, tra virgolette, provato, comunque sia manipolato, diciamo. No, ci sono stati sindaci più possibilisti che hanno continuato l'esperienza dell'osservatorio fino a quando si sono resi conto che era impossibile continuare, e poi sono usciti tutti, quindi in realtà sono usciti tutti dal... Ho capito. Quindi non esiste più un confronto fra, anche se il governo continua a dire che c'è stato un confronto con le istituzioni locali, non è affatto vero, è una grossa bufala. L'istituzione, il controllo istituzioni locali, il confronto istituzioni locali era questo. Questo è il bicchiere, o bevete o ve ne andate, non c'era nessuna possibilità di me. L'unico discorso su cui erano disposti a discutere era quello sulle compensazioni, nel senso tu non rompi le scatole sul TAV e io ti do, che ne so, la palestra, la piscina, i soldi per fare questo. Quindi li volevano comprare. Ho capito. E ci può dire che tipo di rapporto avete avuto con, visto che voi eravate, cioè siete non pacifisti, diciamo, che rapporto c'è stato con le forze dell'ordine inizialmente e magari durante fino ad ora? Cioè ci sono state, cioè, perché il discorso è questo qui, anche se da un punto di vista politico ci sono stati dei dettati, diciamo, dall'alto, però lei era di fronte a un poliziotto, una persona che sta dall'altra parte. Noi lo chiamiamo poliziotto, ma un essere umano come lei, solo che fa un mestiere diverso dal suo, in un certo senso. Il movimento Notav si è sempre proclamato un movimento non violento, quindi sì. Non è un movimento che vuole partire all'assalto della polizia e massacrare i poliziotti. Certo. Però non violento non vuol dire un movimento che sta nell'alveo della legalità. La non violenza vuol dire la disobbedienza civile, vuol dire attaccare le reti. Lo stesso Gandhi ha fatto azioni molto dure, non violente, di boicottaggio. La non violenza di Bassosini è una non violenza attiva, nel senso che non si ferma di fronte alla prepotenza del potere, e quindi c'è questo cosa. In più c'è una visione molto realista delle cose, quando ci sono questo tipo di azioni di sabotaggio, di boicottaggio, di tentativo di bloccare le reti, chiaramente c'è una reazione violenta da parte delle forze dell'ordine. Questa reazione violenta determina sempre, è nella natura delle cose, una controreazione. Quindi certo. Se ti gasano, eccetera, chiaramente certo. Poi c'è sempre qualcuno che lancia dei sassi. Ma avete mai provato, chiedo scusa se ogni tanto ti interrompo, mi devi perdonare, ma avete mai provato prima di fare tipo qualsiasi tipo di azione di parlare, di dialogare con voi? Magari voi prendevate le vostre telecamere, loro prendevano le loro telecamere perché dovevano controllare e dialogare su cosa ne pensavano, eccetera, eccetera. Non può esistere un dialogo di questo tipo, perché la polizia è un'organizzazione militare gerarchica,
certo. non è, anche se il poliziotto è contrario al TAV, se gli dicono certo. di valorizzare le carriere, lui lo deve fare, certo. mentre invece un sindaco, un qualsiasi cittadino può agire secondo la coscienza, certo. invece il funzionario pubblico deve agire secondo gli ordini. Beh no, aspetti, il funzionario pubblico, quello che dice lei, anche un poliziotto, un militare, se va contro alcune regole etiche, diciamo, ma devono essere, può disertare, diciamo, però ecco, è una questione un po' particolare, diciamo. Ci sono state degli atti, diciamo, che i poliziotti hanno diciamo, sono stati oltraggiosi nei vostri confronti, cioè picchiare, per esempio, si dice che hanno picchiato magari, non lo so, persone, vecchietti, non so. Diversi, sì, però già nel 2005 furono, quando ci fu lo sgombero del cantiere di Venhouse, quando ci fu lo sgombero del presidio di Venhouse, vennero picchiati donne, anziani, e anche in maniera, come detto prima, il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini di un paesino è finito all'ospedale, era una persona anziana, ci sono stati delle signore con la faccia spaccata, questo c'è stato. Violenza che si è molto acutizzata nell'ultimo periodo, infatti soprattutto la manifestazione del 3 luglio, i manifestanti che sono stati fermati sono stati, il movimento ha fatto un dossier con video che si chiama Operazione Hunter, in cui ci sono proprio filmate, registrate le violenze della polizia, la polizia che lancia sassi contro i manifestanti, che non potrebbe perché usare solo le armi in dotazione, poliziotti che sparano candelotti ad altezza d'uomo a distanza, c'è un ragazzo che ha perso un occhio per un candelotto, un altro, un operatore indipendente ha preso un candelotto in bocca e gli ha spaccato tutti i denti, un manifestante è stato preso e picchiato con bastoni fuori ordinanza, ci sono le riprese, c'è stato un ragazzo che è stato arrestato ed era ferito ed era sulla barella ed è passato un poliziotto con un tubo di ferro e gli ha spaccato il naso sulla barella, cioè sono tutte cose che sono state denunciate e documentate, di cui la magistratura torinese non ha mai aperto un'inchiesta, e Caselli persino nella trasmissione della Dandini, quando la Guzzanti gli ha chiesto come mai non aveva aperto un fascicolo su queste cose, e lui ha detto ma è impossibile identificare i poliziotti che fanno degli abusi perché i manifestanti non vengono a testimoniare e noi abbiamo delle difficoltà, quando in realtà ci sono delle riprese di quei poliziotti a volto scoperto che fanno atti di questo tipo, e in realtà non c'è proprio un interesse a perseguirli. Ho capito. Guarda, ti ringrazio dell'intervista, penso che siamo andati anche oltre il tempo che ci eravamo dati. Grazie ancora.